Signore e signori, buongiorno, benvenuti, grazie intanto di essere qui così numerosi a riempire la saletta. Allora, vi parleremo di un progetto che abbiamo tutti nel cuore, che si chiama Carta Giovani Nazionale. E per fare questo comincerei a presentare le persone che sono qui sedute alla mia destra, cioè Rosaria Giannella, che è la dirigente del Dipartimento per le politiche giovanili, che si occupa delle politiche giovanili. E poi abbiamo Angelo Trovato Spanò, che invece è dirigente, che si occupa di tutti i programmi a livello nazionale. Quindi, non so Rosaria, vuoi cominciare a darci un'idea? Qual è la visione del Dipartimento su questa cosa? E cos'è Carta Giovani? Esatto. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Sì, beh, Carta Giovani è un'iniziativa del Dipartimento per le politiche giovanili che nasce ufficialmente il 28 febbraio dello scorso anno, quindi ha compiuto poco più di un anno ormai, e nasce con un'idea di fondo, cioè quella di mettere a disposizione dei nostri giovani una serie di strumenti di agevolazione di opportunità, non una mera scontistica come si potrebbe pensare inizialmente, ma proprio tutta una serie di iniziative che possano vederli coinvolti in una serie di settori della vita quotidiana dei ragazzi e che sia strutturata e durevole nel tempo. Cioè l'idea che sta alla base è quella di lavorare sulle politiche in maniera costante nel tempo, non facendo, come dire, riferimento soltanto alle forze che ha l'amministrazione. Noi sappiamo che le amministrazioni poi hanno risorse anche limitate e quindi se immaginiamo di poter portare avanti una politica esclusivamente con le forze della parte pubblica del paese, spesso ci accorgiamo che non funziona. L'idea che è sotto Carta Giovani è creare un'alleanza tra il pubblico e il privato. Qui ci sono, poi ci saranno i nostri partner, alcuni dei nostri partner di Carta Giovani, che sono nella maggior parte dei casi c'è anche il pubblico come partner, certo. Ma il grosso del nostro partenariato è con aziende private, con una serie di operatori economici che hanno creduto in questa avventura, che hanno accettato di collaborare con noi, di costruire insieme a noi il percorso di Carta Giovani, perché Carta Giovani è nata, come ho detto, lo scorso anno con una serie di partner che stanno aumentando nel tempo, e anche le idee che nascono sulle evoluzioni della carta nascono dall'interazione tra il pubblico e il privato. Noi abbiamo dei tavoli di lavoro con i nostri partner dove sono loro stessi, ovviamente, che meglio di noi conoscono il mercato, conoscono anche le esigenze dei giovani, perché un altro tema è il pubblico che deve capire i giovani di cosa hanno bisogno. Questo significa avere anche una conoscenza del mercato, dei linguaggi da utilizzare. Certo. E chi meglio delle aziende che operano in questo settore, che conoscono quel target e che sanno quindi come rivolgersi ai ragazzi e quali sono le esigenze che nascono dalla loro esperienza. Questo significa che nei tavoli che noi abbiamo con i nostri partner sono nate delle iniziative che noi come Dipartimento magari inizialmente non avevamo immaginato. Ce le hanno proposte loro e stanno funzionando. Poi dopo il collega ne parlerà più nel dettaglio, ne parleranno loro, di cosa stiamo facendo in questo periodo e di quali iniziative particolari all'interno di Carta Giovani stiamo portando avanti. Quindi Carta Giovani è per noi una bella esperienza di collaborazione tra il pubblico e il privato che sta funzionando bene, non solo con una prospettiva, diciamo, nazionale, ma anche con una visione europea, perché Carta Giovani ha subito aderito al circuito EICA, che è il circuito delle carte giovani europee, a cui aderiscono moltissimi paesi, e la nostra carta, diciamo, lo dico anche un po' con orgoglio, poi vedremo i numeri, però la nostra carta nel giro di pochi mesi dal lancio, nel primo anno siamo arrivati, noi come Carta Giovani oggi abbiamo più di 2,5 milioni di utenti, non è poco per un'iniziativa, se fosse solo un'iniziativa pubblica sarebbe... Con il privato invece siamo riusciti ad arrivare a questi numeri che sono altissimi rispetto alle altre carte che aderiscono al circuito EICA. Il vantaggio di questa adesione è che i possessori di Carta Giovani possono accedere non solo a tutta una serie di opportunità che vengono messe a disposizione dai nostri partner sulla carta, ma a condizioni di reciprocità anche alle agevolazioni che nascono dalle adesioni di altri partner alle carte europee. Quindi abbiamo provato a mettere su un meccanismo che metta, come dire, che amplifichi gli impatti e i risultati di questo intervento, mettendo insieme tanti soggetti.
Quindi secondo me questa è la cosa vincente, spero, e che consentirà alla carta di andare avanti nel tempo e quindi di non essere un'iniziativa che dura un anno, due anni, poi finiscono i finanziamenti e si ricomincia con un altro bando, con un'altra iniziativa. Questa è un qualcosa che noi immaginiamo in continua evoluzione nel tempo insieme e grazie ai nostri partner. E quindi è un esempio virtuoso di alleanza, come hai detto tu, tra pubblico e privato. Dove secondo 130 me sì, poi ce lo diranno partner. Loro se funziona anche, però poi ce lo facciamo per dire. Me sì. Benissimo, grazie, grazie mille. Angelo, vuoi invece tu? Sì. Angelo, vuoi invece tu sì. cominciare a parlarci a nello specifico di Carta Giovani e di questa iniziativa? Io volevo partire, buongiorno a tutti, ringrazio tutti i partecipanti, volevo partire dal titolo di questo seminario e non togliere tanto tempo alla voce dei nostri partner che sono quelli che effettivamente operano nei confronti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Il titolo è un'esperienza di collaborazione tra l'amministrazione pubblica e le aziende private per l'attuazione di politiche di empowerment giovanile. Il titolo è una sintesi dell'iniziativa e come diceva Rosaria e come ha detto anche il nostro amico Marco Ferrari, sintetizza quella che è la buona prassi, questa prima collaborazione, cioè dimostra a tutti gli effetti come la collaborazione tra pubblico e privato debba essere efficace e soprattutto nei confronti delle giovani generazioni che rappresentano il target delle nostre politiche giovanili. Io cercherò di essere breve nel mio intervento e sono chiamato a chiarire un po' più nel dettaglio che cosa rappresenta la Carta Giovani Nazionale. Io ho avuto il piacere sto al Dipartimento per le Politiche Giovanili del Servizio Civile Universale da circa 10 anni e ho seguito sin dal 2019, quindi da fine 2019, dagli albori, lo sviluppo, la progettazione dell'idea Carta Giovani Nazionale. Forse anche noi non ci saremmo mai aspettati un successo di questo tipo, forse nel 2019. La Carta Giovani, innanzitutto voglio dire, si chiama carta, ma non è uno strumento né plastificato né cartaceo. La Carta Giovani Nazionale, nell'ottica dell'innovazione digitale, è uno strumento digitale a tutti gli effetti innovativo, perché è una delle funzionalità che gira all'interno dell'APIO, creata da uno dei nostri partner tecnologici e strategici. Vedo qui la collega di PagoPA che è arrivata adesso e la saluto e la ringrazio per l'intensa collaborazione che ci danno tutti i giorni. L'app IO, come sapete, è l'app di tutti i servizi pubblici, dei servizi accessibili al cittadino della pubblica amministrazione e noi abbiamo deciso di utilizzare questo canale e di canale che consente di far sviluppare reciprocamente i due strumenti, lo strumento dell'app IO e la funzionalità che sta all'interno della stessa app IO. La Carta Giovani è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno una residenza in Italia e che offre, come diceva Rosaria Giannella, non soltanto una serie di agevolazioni o di scontistiche, quindi la carta non vuole essere semplicemente volgarmente quella che tutti pensano una carta sconto, ma è una carta che dà opportunità e l'intenzione appunto anche del Ministro per lo Sport e i Giovani è di aumentare anche la parte pubblica di partner aderenti all'iniziativa proprio perché vogliamo che diventi sempre di più anche uno strumento per veicolare le politiche in favore dei giovani, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Un po' di numeri magari. E vi faccio una breve sintesi del quadro normativo che fa nascere e istituisce la Carta Giovani Nazionale. La Carta Giovani Nazionale è nata con la legge di bilancio 2019, in particolare con l'articolo 1,413, che ha creato all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri un particolare fondo, il Fondo Nazionale per la Carta Giovani Nazionale, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per tutti gli anni compresi nel triennio 2020-2021-2022, al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani e europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
in attuazione della normativa della legge di bilancio è stato poi predisposto il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, decreto ministeriale 27 febbraio 2020, che in attuazione della legge di bilancio ha proprio fissato quelli che sono i criteri, le funzionalità e le modalità di realizzazione e distribuzione della carta. Chi utilizza la carta? Quindi sono i ragazzi, diciamo, tra i 18 e i 35 anni. Vi do un po' di numeri che sono stati già anticipati qua e là per far capire l'importanza e il successo di questa carta, che forse anche noi inizialmente non ci aspettavamo. Sono 2 milioni e 600 i giovani che hanno attualmente scaricato la carta. Oggi forse siamo arrivati a 2 milioni 640 qualcosa, proprio stamattina, i dati del 16, aggiornati al 17 maggio 2023. Noi partiamo da un target di circa 11 milioni di ragazzi, secondo i dati Istat, che sono ricompresi in questa fascia d'età 18-35 anni. 5 milioni di questi hanno già scaricato l'app IO, e quindi più del 50% dei ragazzi che hanno l'app IO hanno già scaricato all'interno dell'app IO la funzionalità Carta Giovani Nazionale, e la utilizzano per fare che cosa? Per viaggiare, per aumentare le proprie competenze. Noi da poco abbiamo dato vita ad un'iniziativa che si chiamava Più Competenze, che è durata dal 24 febbraio al 31 marzo 2023, con la quale abbiamo riservato particolare agevolazione e opportunità a tutti i ragazzi per incrementare le proprie competenze, la propria professionalità, e quindi consentire, dare anche un minimo di strumento che possa essere utile per il loro futuro, per il loro inserimento nel mondo del lavoro, nel nostro piccolo. Quindi dicevamo che la Carta Giovani, come già anticipato, abbiamo fatto questa scelta di farla aderire anche al circuito EICA delle Carte Europee della Gioventù. È un network che raggruppa 30 paesi e oltre, e più di 7 milioni di giovani. E all'interno del circuito EICA io amo dire che siamo il principale azionista, perché in teoria, cioè nella pratica, abbiamo oggi più di 1.600.000 carte scaricate all'interno del circuito EICA. Voi direte: perché, se sono 2 milioni e mezzo le carte scaricate e 1.600.000 nel circuito EICA? La differenza è che il circuito EICA arriva fino a una soglia di 30 anni. Quindi il governo nazionale invece ha voluto premiare anche una fascia di età leggermente superiore, per consentire i giovani magari a entrare in un inserimento più agevolato all'interno del mondo del lavoro. E quindi la decisione strategica è stata quella di rivolgersi anche ad una fascia un po' più alta. Ma il circuito EICA arriva a 30 anni, per cui è logico che il numero delle carte scaricate ad oggi valide, con il principio di reciprocità, all'interno del network EICA è di 1.600.000. Che cosa significa principio di reciprocità del network EICA? Significa che se un ragazzo italiano si trova in Portogallo, vuole aderire, vuole vedere e godere di agevolazioni e opportunità che vengono offerte da partner che hanno aderito alla carta portoghese piuttosto che alle varie carte spagnole esistenti o di un altro paese, lo può fare tranquillamente, perché nella carta giovani abbiamo il simbolo dell'EICA. Il simbolo dell'EICA quindi riconosce automaticamente che la nostra carta ha aderito al circuito, e quindi riconosce i benefit che sono riconosciuti anche dagli altri paesi. Viceversa, un ragazzo portoghese che viene in Italia o vuole aderire, vuole usufruire delle agevolazioni e opportunità offerte alla carta giovani, lo può fare. Ok? Ad oggi vi dico un po' di numeri. Qual è la visione della carta giovani? La visione della carta giovani ovviamente è quella di creare nuove opportunità e nuove occasioni di crescita e partecipazione dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze maggiorenni alla vita attiva, culturale, sociale, professionale e civile del paese. Il Dipartimento, in aderenza anche col PNRR, sta rafforzando tutti questi interventi e programmi rivolti ai giovani, che riguardano in via prioritaria che cosa? La mobilità dei giovani, e oggi ne parleremo più ampiamente anche con i nostri ospiti, perché lanceremo questa iniziativa Più Mobilità Sostenibile, quindi sia in tema di mobilità, agevolazione, quindi ai ragazzi, permettere ai ragazzi di muoversi,
e incontrare altri ragazzi loro coetanei di altri paesi e di altri territori, ma anche la sostenibilità, quindi uno sguardo anche all'innovazione sostenibile e al cambiamento climatico. La formazione professionale e la crescita culturale dei ragazzi, e l'ho detto prima con l'iniziativa che è stata lanciata nello scorso mese di marzo, Più Competenze, lo sviluppo di competenze linguistiche e digitali, l'accesso a beni e servizi per la casa, sostenibilità ambientale, trasformazione digitale, perché ricordiamoci, l'ho detto, l'ho premesso all'inizio, è uno strumento, la carta è uno strumento innovativo, è uno strumento digitale, e il benessere cosiddetto multidimensionale. La carta quindi assicura tutta una serie di iniziative e di agevolazioni barra scontistiche opportunità ai nostri ragazzi e gli consente di accedere con appunto una serie di opportunità di e agevolazioni a beni e servizi esclusivi sul territorio nazionale, sia in termini di prezzi dedicati che di fruizione agevolate, perché le agevolazioni che vengono riconosciute dai nostri partner sono particolari, sono dedicate espressamente alla Carta Giovani nazionale e non sono quelle che vengono comunemente praticate nel mercato di tutti i giorni. Vediamo un altro po' di numeri. Oggi abbiamo più di 110 partner aderenti all'iniziativa della Carta Giovani, di cui l'87 operatori sono privati e 13 pubblici barra a partecipazione statale. Abbiamo un'offerta complessiva da parte dei nostri partner di circa 250 agevolazioni e opportunità in 10 settori diversi di intervento e, come dicevo, in Italia, qui riprendiamo un po' di numeri, quasi 11 milioni, fonte Istat, sono i ragazzi tra 18 e 35 anni e 2 milioni e 6 li abbiamo già raggiunti con la nostra iniziativa rispetto ai 5 milioni che hanno scaricato l'app Io. Circa il 75% sono ragazzi, come vedete, di età tra i 18 e i 30 anni che possono accedere anche al circuito EICA, quindi stiamo parlando di grandi cifre della carta. Questo grafico mostra, mi fa piacere farlo vedere perché mostra un po' quali sono le percentuali di opportunità e di agevolazione offerte dai vari settori su cui interviene, diciamo, merceologici, tra virgolette, su cui interviene la Carta Giovani nazionale. Il 45%, vedete, si attesta dei ragazzi è interessato a completare la propria istruzione e formazione proprio perché c'è un bisogno da parte dei ragazzi di acquisire maggiori competenze, maggiori professionalità che le possano consentire nel prossimo futuro di inserirsi nel mondo del lavoro, seguito a ruota dalla cultura e dal tempo libero, dal lavoro, dei tirocini, ma dai viaggi e dalla mobilità sostenibile, proprio a dimostrazione dopo un periodo di pandemia di circa 2 anni di questa volontà, di questa voglia dei ragazzi di ricominciare a viaggiare, di ricominciare ad essere e ad avere questa mobilità che gli possa consentire degli scambi culturali con i loro coetanei degli altri paesi. Questa è la lista dei nostri partner, come vedete sono parecchi e alcuni ve li faremo conoscere a breve, che riguardano in particolare l'iniziativa, hanno aderito all'iniziativa Più Mobilità Sostenibile. E quindi tra poco io e Rosaria lasceremo il palchetto per dare la parola più in maniera più tangibile ai nostri partner che hanno reso possibile questo successo della Carta Giovani nazionale. L'alleanza, dicevamo, tra pubblico e privato per l'attuazione di politiche di empowerment giovanile, e l'abbiamo già detto, quindi non vi voglio tediare con questo. E quindi adesso, se siete d'accordo, io vi ringrazio. Finiamo adesso la parte istituzionale e lascerei la parola al nostro amico Marco Ferrari, il nostro moderatore, che vi darà la parola, parlerà, introdurrà l'iniziativa Più Mobilità Sostenibile. Abbiamo questo claim del più, abbiamo iniziato con Più Competenze, adesso abbiamo lanciato Più Mobilità Sostenibile, a settembre probabilmente lanceremo l'iniziativa Più Viaggi, Più Mobilità, adesso poi il nome lo dovremo trovare strategicamente per un nome che sia anche inclusivo e che attiri i ragazzi, perché bisogna parlare con un linguaggio che sia molto vicino a loro, non un linguaggio
della burocrazia, un linguaggio un po' troppo istituzionale, lasciatemelo dire. Quindi grazie Marco, io lascio la parola e farei salire sul palco i cinque partner. Sì, però aspetta, perché per un momento, io intanto volevo ringraziare, ecco, avanti, un applauso, perché se non era per cui loro la carta giovani non ci sarebbe stata. Io volevo aggiungere due battute su più mobilità sostenibile, perché in realtà voi avete visto dal grafico che ha fatto vedere Angelo adesso, ci sono delle risposte diverse rispetto al numero di offerte presenti. La mobilità, con un numero di offerte paragonabile al 5% dell'intero pacchetto, riscuote un 9% di interesse dei ragazzi. Quindi c'è più interesse rispetto alle offerte, quindi è un argomento molto sentito dai ragazzi italiani. E lì invece mi riaggancio a una delle cose che ha detto Rosaria quando ha cominciato. Abbiamo fatto dei tavoli tematici l'anno scorso, a giugno, e abbiamo chiesto ai nostri partner: che ne pensate di fare una comunicazione, una parte di marketing, quindi anche delle offerte, su dei temi ben precisi? Ecco che la risposta è stata veramente interessante. Poi, quando vi farò conoscere queste cinque persone che ho qui davanti, amici, persone che hanno partecipato sin dall'inizio e persone appena arrivate in Carta Giovani, parleremo in dettaglio delle loro attività, delle loro offerte. Ma più competenze, che citava Angelo un minuto fa, ha avuto un altro successo clamoroso. In quel momento, in quel mese in cui abbiamo lanciato l'iniziativa, abbiamo avuto un picco di scarichi di carte, perché la gente ha detto: attenzione, qui c'è qualche cosa che magari non è lo sconto, ma è un'opportunità per il mio futuro. Ed ecco uno dei principi che ci ha guidato fino adesso. Mobilità sostenibile. Sappiamo che questo è uno degli argomenti sul tavolo, a prescindere da Carta Giovani. Creare una maniera di muoversi che non sia impattante in maniera negativa, per esempio, sull'ambiente, che sviluppi un sistema di mobilità che, per esempio, ci liberi dal traffico all'interno delle città e che dia ai ragazzi e alle ragazze l'opportunità, dopo una fase pandemica che tutti quanti ricordate quello che è stato, la possibilità, l'accesso, che è la parola chiave, allo spostarsi, al viaggiare, a incontrare, a capire le differenze che ci sono tra le varie culture, a prendere coscienza del patrimonio artistico e culturale che abbiamo in Italia. Quindi è uno strumento chiave sul quale, ecco, allora io ringrazio Rosaria e Angelo e farei venire qui sul nostro palco i partner di più mobilità sostenibile. E cominciamo, allora ve li cito mentre si spostano, abbiamo con noi in ordine alfabetico Giorgio Cappiello, che è il Government Partnership Manager della Bird Italia. Abbiamo Paolo Ceccarelli, che è l'Head of Operation Italy di Freenow. Abbiamo Matteo Ribaldi, Matteo che è con noi sin dall'inizio di Carta Giovani, che è il Senior Public Affairs and Business Development Manager di Link by Superpedestrian. Abbiamo Francesco Tagariello. Abbiamo Francesco, che è il Public Policy Manager di Tier Mobility, e poi, con grande piacere, abbiamo Andrea Campo di DOT, che è entrato in Carta Giovani ieri. Quindi, per dirvi quanta mobilità c'è nella mobilità. Allora, io direi di affrontare dei temi insieme, senza far domande ad ognuno, no? Parliamo degli argomenti più importanti che ci stanno e magari diteci quali sono le vostre offerte per più mobilità sostenibile, in maniera che possiamo capire. Quindi non vi chiamo, entrate voi nell'argomento. Allora, la mobilità sostenibile. Chi vuole dare un commento su quanto sia importante la mobilità sostenibile in Italia? Matteo, avanti, tu sei stato il primo a entrare, il primo a parlare. Avanti. Mi sentite, sì. Allora sicuramente la mobilità sta cambiando, soprattutto la mobilità urbana e soprattutto l'utilizzo che viene fatto da parte dei giovani.
non devo citare ricerche e dati che probabilmente conoscerete meglio di me, ma sempre molti più giovani sono meno attaccati al possesso dell'auto. Una volta, voglio dire, io sono sui 33 anni, ma anche ai miei 18 anni avere l'auto significava indipendenza, significava iniziare una nuova vita. Ad oggi non è più così. E ad oggi la mobilità, soprattutto in sharing, perché qua parliamo di mobilità sostenibile, ma siamo tutte aziende di sharing, è adesso preponderante. Quindi le scelte di mobilità dei ragazzi sono completamente diverse. Chiaramente la sostenibilità ambientale è una parte importante del nostro servizio. Io ci aggiungo sempre un altro pezzettino, soprattutto quando mi rivolgo ai giovani, perché c'è anche qui un grosso tema di sostenibilità sociale. Cioè i nostri mezzi di trasporto, soprattutto quando parliamo di monopattini elettrici, che ad oggi sono, diciamo, la soluzione prevalente e preferita non solo dei giovani, ma della sharing in particolare, cioè in generale. Pensate che un noleggio su due di mezzi in sharing che avviene oggi, e quindi sto parlando anche di macchine, sto parlando di motorini, sto parlando di biciclette, ecco, un noleggio su due è un noleggio di monopattino elettrico, a testimonianza che c'è una forte spinta nei confronti di questo settore che si è proprio affermato durante il periodo pandemico. È paradossale che un settore cresce mentre stavamo tutti chiusi a casa, ma è stato un segnale proprio di cambiamento della mobilità, di necessità di una mobilità individuale, di una mobilità all'aperto e anche di una nuova sensibilità, e questo devo dire che la stanno trainando molto i giovani, di una sensibilità anche ambientale, perché vediamo che nelle abitudini di consumo, sia nell'utilizzo dei nostri mezzi ma anche dell'acquisto di macchine, il tema sostenibilità e il tema elettrico è comunque preponderante e influenza le scelte del consumatore. In Italia la mobilità in sharing si è affermata anche prima stavolta rispetto ad altri paesi. Devo dire che abbiamo, non dico anticipato perché c'è chi è arrivato addirittura prima di noi, ma siamo già in una fase evoluta della micromobilità in sharing. Tant'è che le principali città italiane, parlo di Roma, di Milano, di Torino, stanno già diciamo affacciandosi verso una seconda fase, un po' più matura, attraverso bandi, manifestazioni di interesse pubbliche, per cui noi operatori di sharing partecipiamo a questi bandi per continuare il nostro servizio, che inizialmente era un servizio in fase sperimentale e adesso invece sta diventando sempre più parte integrante della mobilità delle grandi città. Grazie. Qual è la vostra offerta per più mobilità sostenibile? Allora, la nostra offerta è il 30% di sconto su tutte le nostre corse. Quindi abbiamo avuto anche riscontri importanti, ora non ho i dati aggiornatissimi, ma è sicuramente, ecco questo lo voglio dire, è sicuramente l'accordo, la partnership pubblico-privata che ci ha dato un maggior riscontro rispetto a tutte le altre. Noi abbiamo tanti accordi, ad esempio, anche col trasporto pubblico locale. Abbiamo chiuso accordi con Roma, con Palermo, con Torino. Eppure questa iniziativa ha avuto, diciamo, tantissimo successo, e secondo me, oltre alla bontà del progetto, per cui vi ringrazio, è dovuta anche all'attività di comunicazione sinergica che abbiamo fatto noi operatori e che ha fatto Carta Giovani, perché è quello poi che traina l'utente, che non è un nostro utente ma un utente esterno che incomincia magari grazie a voi a utilizzare i mezzi sharing. È proprio la sinergia, no? Che è quella che crea l'interesse e la credibilità dell'iniziativa. Assolutamente sì, quindi 30% per il mese e 50% per questi 3 giorni di Forum PA. Beh, insomma, mi sembra una grande offerta. Volete qualcuno? Giorgio? Posso aggiungere sì, un pezzo? Mi ricollego a quello che diceva Matteo. È anche estremamente divertente, ci pensavamo prima mentre ascoltavamo il consigliere Spanò. Carta Giovani e la micromobilità sono nate con la stessa legge di bilancio. Sì. Noi la sperimentazione che citava Matteo è stata introdotta nel nostro ordinamento con la stessa legge di bilancio che ha istituito Carta Giovani e che ha lanciato questo progetto, e questo aggiunge ancora di più, secondo me, valore alla partnership che noi operatori di micromobilità vogliamo dare a Carta Giovani e intendiamo dare ai giovani, perché sai, una volta i gesuiti dicevano prendili da piccoli perché così riesci a raddrizzarli subito. Il passaggio verso una mobilità nuova è la sfida davanti alla quale tutte le grandi città, tutti i grandi paesi, per la quale la Commissione Europea, gli enti internazionali, le istituzioni internazionali stanno provando a lottare, stanno provando a fissare dei milestone per la transizione ecologica, per la transizione verso una mobilità sostenibile.
I giovani devono essere il volano di questo. Cioè, noi abbiamo una nuova generazione di gente che nasce nel 2000, che a me fa raggelare il sangue questa cosa, ma tu figurati a me. Gente nata nel 2000 che ha una sensibilità per la sostenibilità ambientale che io alla loro età non avevo, ha una sensibilità per la scelta di un veicolo che non debba essere proprio, ma va bene anche quello trovato in giro per la strada, in modo tale da fare quell'ultimo miglio e poi prendendo l'autobus e poi prendendo un altro veicolo in sharing, che noi non avevamo. E noi siamo la generazione immediatamente antecedente alla loro. Certo. Secondo me questo è indice del fatto che per una volta le istituzioni sono in una timeline che è abbastanza sovrapponibile a quella della sensibilità della cittadinanza e soprattutto dei giovani. E questa è la sfida che noi dobbiamo continuare a portare avanti, il motivo per cui... Questo è un grande plus, perché vuol dire essere al passo con la transizione. L'idea è quella poi di guidarla insieme appunto al mondo del privato, no? Senza fare il dirigismo. Qual è la vostra offerta per questi... più mobilità sostenibile? Allora, per l'intero mese, quindi 15 maggio, 15 giugno, anche noi abbiamo incrementato al 30% lo sconto riconosciuto ai nostri utenti che sono possessori di carta giovani, e per queste tre giornate c'è una corsa gratuita per venire qui al Forum PA a prendere contatto con quelle che sono le istituzioni, perché noi crediamo molto anche in questo, cioè abbiamo un mondo di giovani che vuole un mondo più green, che vuole un trasporto più sostenibile, ma che vede le istituzioni come qualcosa di lontano. Cioè, i dati sull'afflusso dei giovani quando si vota, le nazionali, le amministrative, fanno raggelare il sangue, perché vuol dire che tanti giovani non ci stanno più credendo. La nostra intenzione è stata quella di dare ai giovani uno strumento in più, magari minimo, perché ti serve per fare quell'ultimo tratto da Palasport, Marconi, per arrivare fino qui al Palazzo dei Congressi, però per farli venire qui a conoscere quelle che sono le istituzioni e che insieme ai privati stanno creando queste partnership meritevoli. Molto significativa questo come intervento, cioè, anche perché poi, non abbiamo detto, le offerte di carta giovani sono già migliorative, diceva Angelo prima, no? Rispetto a quelle praticate sul mercato. Quelle che vengono fatte in queste manifestazioni, più competenze prima, adesso più mobilità sostenibile, sono straordinarie, perché sono migliorative di quelle migliorative. Quindi c'è un vantaggio, un concreto vantaggio, la slide di Angelo, una carta utile. C'è qualcosa che mi dà veramente qualche cosa. Non so se volete continuare questa discussione sull'importanza della mobilità sostenibile. C'è una cosa che si sente, vero? Sì. Sono Paolo di Frinao, che sarebbe la super app della mobilità, ma ne parliamo magari subito dopo, perché mi volevo ricollegare a un punto, che è quello di dire che i giovani cercano poi chiaramente un sostegno economico, no? Certo. Ma non solo, perché in realtà, secondo un'indagine che abbiamo fatto, oltre a dire che il 75% dei giovani è disposto a scegliere un mezzo in base alla sua sostenibilità, che quindi va assolutamente in linea con quello che si diceva, è anche il tema che il 90% di loro è disponibile, è disposto a anche sostenere un costo superiore del 5% per scegliere un mezzo di trasporto sostenibile. Quindi questo denota non solo la necessità di avere un sostegno economico, ma anche la grande consapevolezza di quanto possa effettivamente essere differente, non solo per se stessi, ma per tutto l'ecosistema, utilizzare un sistema di trasporto sostenibile. E questo lo trovo molto, molto è una sensibilità, saggio, una sensibilità importante, cioè, da parte dei giovani. E noi, ora parlo proprio come Frinao, quindi che la super app della mobilità, noi ci dobbiamo ringraziare in realtà queste piattaforme, insomma, queste aziende che sono oggi qui presenti, perché noi non abbiamo creato la nostra forma di mobilità individuale, quindi costruire dei nuovi monopattini, delle nuove bike e quant'altro. Abbiamo sfruttato invece chi aveva già fatto questo lavoro e siamo riusciti quindi a integrare nella nostra piattaforma buona parte delle aziende che sono qui oggi. E questo quindi poi è stata anche questa è una scelta sostenibile in qualche maniera, quindi sfruttare chi già aveva fatto un certo tipo di sforzo di produzione di valore, e l'abbiamo appunto inserito nella nostra piattaforma e quindi offerto ai giovani la possibilità di effettivamente non dover scaricare molteplici app,
cosa che poi chiaramente sono liberi di fare, ma allo stesso tempo c'è una sola app che permette, attraverso l'utilizzo di un solo metodo di pagamento, di trovare molteplici servizi di mobilità e quindi riuscire in questa maniera ad offrire un'accessibilità maggiore. Prima parlavi proprio di accessibilità, è l'accesso che è il punto chiave, e quindi riuscire a offrire sul territorio un numero incredibile di mezzi, parliamo di quasi 30.000 mezzi su tutto il territorio italiano chiaramente, questo testimonia quindi il grande valore di una scelta del genere. Quindi essere la super app della mobilità significa effettivamente essere al fianco dei giovani sempre e comunque, sfruttando, ripeto, e quindi approfittando, ecco, dello sforzo fatto da tante aziende, quindi che sono partner, amici, partner. Quindi non è solo una sinergia tra pubblico e privato, ma è anche una sinergia tra privati esattamente, che crea rete e offerte magari grande esclusive punto. O straordinarie. Grande punto. Grazie Paolo, grande punto. Francesco, volevi dire? Sì, in realtà avevo fatto, quando facevate la presentazione sulla collaborazione tra pubblico e privato, avevo fatto proprio questo ragionamento, che comunque in realtà si sono anche create e si stanno creando sinergie tra privati, e comunque insomma il lavoro che è in corso con Carta Giovani è sicuramente fondamentale nel capire, nel riconoscere il valore che anche il privato può portare, certo. L'innovazione che può portare, la velocità nell'innovazione che comunque il privato può portare. Francesco, te ne aggiungo un'altra, eh? È la moltiplicazione delle azioni di comunicazione che i privati poi fanno sul principio guida del dipartimento. Esatto. Quindi un aiuto concreto all'attuazione delle politiche giovanili. Sì. Volevo solo aggiungere sulla sostenibilità, un elemento secondo me centrale è anche la sostenibilità in termini di spazio urbano, perché sì. La micromobilità in sharing permette di migliorare l'utilizzo dello spazio pubblico, aiutando, insomma ci stiamo interrogando nelle città, sempre più nelle città italiane, nelle città europee, sono di recente stato a Velocity a Lipsia, su come migliorare l'utilizzo dello spazio pubblico nelle città sempre più densamente popolate, e lo sharing e la micromobilità in sharing rappresenta un elemento per andare verso il rinunciare all'auto privata e dare un valore in più al trasporto pubblico locale con sempre più integrazioni. Grazie Francesco. Andrea, non perché sei l'ultimo arrivato, ma insomma a questo punto tocca a te chiudere. L'ultimo arrivato, ma entusiasta di questa opportunità. Mi collego al fatto della mobilità sharing e dello spazio del suolo pubblico. A volte noi non ci rendiamo conto che le macchine private per il 92% della loro vita sono parcheggiate e occupano 10 metri quadri di spazio sulle nostre strade e potrebbero essere a disposizione di tante e moltissime iniziative. Riguardo invece ai giovani, mi piace sempre dire questo, se vi immaginate la mobilità di oggi e poi vi proiettate a fra 10 anni, nessuno di noi vorrebbe stare alle stesse condizioni, non credo che nessuno di noi vorrebbe stare nel traffico come siamo oggi. Poi penso che la Carta Giovani inizia a 18 anni, e fra 10 anni questo 18enne avrà 28 anni, che è ancora giovanissimo. Cioè, quindi noi parliamo al futuro del futuro di questo paese, e ci parliamo in un modo, appunto, con degli strumenti, che è quella della mobilità sostenibile, che sono ormai temi sensibili. Matteo giustamente diceva, alla nostra età, a 18 anni, la macchina era un po' il regalo, insomma, quello più ambito. Oggi non è più così. Oggi non è più così. E le statistiche ci dicono anche che gli spostamenti sono sempre più nel traffico e più corti, e questi giovani non vogliono assolutamente vivere la loro vita nel traffico, come noi meno giovani, ma come dargli torto. Allora l'ultimo miglio, l'integrazione col sistema pubblico, essere attenti anche a un servizio si può ritenere tale se è a disposizione di tutti, e Carta Giovani ha questo come obiettivo, secondo me, essere a disposizione di tutti i giovani che ne vogliono usufruire, e quindi poter dare a loro l'opportunità, perché non possono, non vogliono comprare la macchina, o perché non vivono in centro e vivono in quartieri magari più periferici, di avere l'opportunità di utilizzare dei servizi non semplicemente scontati, ma a loro disposizione, come tutti quelli dello sharing. Beh, ti ringrazio. Ho dimenticato di chiedere qual era l'offerta che invece facevate, poi lo chiedo anche a te Andrea, certo. Qual è l'offerta?
Sì, per queste giornate abbiamo la corsa per venire in fiera omaggio e poi abbiamo tre corse omaggio per le persone che iniziano ad utilizzare il servizio. In questo periodo di più mobilità? Sì, no, non solo in questo periodo, come standard. Sì, come standard. Grazie. Andrea? Allora, partendo che la prima corsa è gratuita, quindi provare non nuoce. Per il periodo abbiamo dato anche 5 corse col 50% di sconto per questo mese e la possibilità di venire e tornare all'evento senza pagare lo sblocco. Perfetto, bene, grazie. Io però prima perché però abbiamo ancora... Anche noi facciamo un'offerta. Ah, non te l'avevo chiesto. No, non l'abbiamo citata, allora io ci tengo perché poi... Dai. Appunto, proprio qualcosa che ci differenzia poi dagli amici partner è anche la presenza del taxi. Certo. E del car sharing, insomma, quindi questo va sottolineato perché il taxi, c'è anche la possibilità di scegliere un taxi eco, quindi altro benefit da evidenziare. E quindi abbiamo tre corse al 50% e poi in aggiunta in questo periodo abbiamo appunto anche due corse con 5 euro di sconto su ciascuna corsa, che poi chiaramente quando si parla di mezzi di condivisione, insomma di mezzi di sostenibili, parliamo anche di praticamente buona parte dell'importo della corsa. E questo sia per taxi eco che per tutti appunto, i mezzi di condivisione. Grazie Paolo, grazie. No, ma ci tenevo a dirlo. Io però questi ultimi 20 minuti vorrei porvi un'altra domanda, perché quello che ci avete detto apre una visione sul futuro, no? Una trasformazione della vita quotidiana di noi tutti, in senso sostenibile, in senso di maggiore possibilità di circolare e di muoversi. Ma c'è anche un bisogno di dare un supporto per l'educazione stradale, per la sicurezza. E su questo immagino voi siate molto attivi. Se mi consentite, io riparto da Andrea che avevo fatto usare per ultimo. Assolutamente, questo è un tema fondamentale, ma è fondamentale su ogni mezzo di trasporto. La sicurezza è un qualcosa dalla quale non possiamo prescindere. Allora, quelle che sono le iniziative spesso è di andare nelle scuole, nelle università soprattutto, di organizzare delle manifestazioni per la guida sicura, per cercare di capire come questo nuovo mezzo che è entrato nella mobilità di tutti i giorni possa essere utilizzato senza alcun rischio. Ecco, questo sicuramente è uno dei temi più importanti per qualsiasi società che si vuole affacciare, sia affacciata nel mondo dello sharing. Quindi è un'educazione che voi fate partendo dalle scuole, insomma. Partendo dalle scuole, ricordando che sotto i 18 anni comunque non è permesso l'utilizzo in sharing del monopattino, assolutamente già alle scuole diciamo proponiamo, diamo la possibilità di fare dei test in modo tale da imparare a utilizzarlo e dando anche delle indicazioni in app o sul sito in modo tale che si possa essere formati a questa nuova mobilità. È una sicurezza del cambiamento. Chi vuole intervenire? Se facciamo il giro inverso. No, a riguardo volevo aggiungere anche alcune considerazioni rispetto a quello che diceva Andrea adesso. Per anche differenziare i monopattini in sharing e i monopattini, perché in realtà, come si diceva, è un mezzo nuovo che stiamo imparando a conoscere, che le città stanno imparando a conoscere. Però allo stato attuale, secondo me, è importante sottolineare che i monopattini in sharing sono probabilmente il mezzo che abbiamo in città più diciamo normato e regolamentato, nel senso che è l'unico mezzo nelle nostre città che ha una velocità controllata e l'utente non la può bypassare. 20 km all'ora con aree pedonali limitate a 6 km all'ora con aree che si possono interdire. Non esiste allo stato attuale sulle nostre strade alcun mezzo che sia l'auto privata o l'auto in sharing eccetera con un controllo così preciso e accurato. Quindi questo è un elemento secondo me nella sicurezza che lo sharing, i monopattini in sharing stanno portando avanti e che ogni tanto si perde nel discorso generale. Quindi in sintesi quello che stai dicendo, dopo che Andrea dice noi lavoriamo per le scuole, sì, quello è un buon punto, ma abbiamo anche il controllo del mezzo. Chiaro, controllo e manutenzione continua, assicurazione, insomma lo sharing ha degli strumenti in più. Io sono rimasto colpito da alcuni dati che abbiamo tirato fuori da un'indagine che fondamentalmente c'è grande voglia da parte di passeggeri
di regolamentazione, magari ancora di più, soprattutto rispetto da parte degli utenti, certo, dei mezzi di condivisione. Questo è un concetto, secondo me, sempre che denota grande sensibilità, grande attenzione al tema, perché forse troppo spesso si dimentica che poi in fondo, sì, quello è un mezzo che sta lì e io lo uso per pochi minuti, ma devo avere rispetto, il giusto rispetto, perché quel mezzo poi verrà preso da un mio amico, da un mio conoscente, da una persona che magari oggi non conosco e che conoscerò chissà tra quanto. E quindi in realtà questo senso di comunità credo che sia, fra l'altro, un processo di evoluzione inevitabile. Cioè questo, la condivisione, il tema della condivisione è nato da poco, quindi c'è ancora, forse non c'è molto molta attenzione ancora, no, al tema, ma nelle nostre indagini appunto risulta che il 95% degli utenti è favorevole all'applicazione di sanzioni in caso di utilizzo scorretto dell'app, e spesso hanno anche denunciato loro proprio perché hanno visto l'utilizzo scorretto di un mezzo sostenibile. E quindi insomma sono proprio, c'è voglia di far sì che le cose funzionino bene, che ci sia rispetto per il mezzo, perché il mezzo poi è di tutti. Beh, questo senso di comunità a cui ti riferivi adesso mi sembra centrale, perché questo può consentire anche una sorta di coproprietà del servizio da parte degli utenti, no? Quindi chiunque fa marketing nelle vostre strutture è lì che dovrà andare a cercare. Più che centrale, aggiungo io, tieni conto che all'interno della nostra app la nostra funzione si chiama modalità community, in cui l'utente, voilà, che ha l'app ma non usa il veicolo può segnalare il veicolo fuori posto, parcheggiato male, anche il comportamento scorretto. Mi ricollego a quello che si diceva prima. Io lo scorso sono reduce da una giornata di formazione che ho fatto nella ridente Lignano Sabbiadoro il 2 maggio. Il clima era tipo questo, quindi non era proprio la migliore delle trasferte immaginabili. Sono riuscito a fare formazione a 450 ragazzi fra i 14 e i 18 anni, perché dai 14 ai 18 c'è l'obbligo di casco, dopo i 18 l'utilizzo è libero. Abbiamo regalato i caschi, abbiamo fatto una mezz'ora di formazione alle regole base e una mezz'ora di test pratico nella palestra delle scuole. Due elementi mi sono rimasti dentro. Il primo l'ho potuto fare perché ho trovato una dirigente scolastica che mi ha chiamato al cellulare dicendomi: l'assessore mi ha detto che dobbiamo fare questa roba perché la comunità cittadina vuole che i giovani siano più responsabilizzati. È bellissimo questo. Un preside che chiama un'azienda privata e ti chiede di andare lì a fare formazione è una cosa che in teoria la legge prevede. Cioè in teoria noi dovremmo, nelle città in cui operiamo con le amministrazioni locali, definire una timeline di attività, di formazione. Siamo sempre noi a farlo. Questo è, come dire, quel bias cognitivo che c'è tra pubblico e privato. Il privato è un po' più proattivo. Beh, voi avete l'obiettivo di fatturato, quindi quello che il pubblico può fare è crearvi delle autostrade per andare a parlare nelle scuole. Esatto. Cioè, e mi piace anche molto che stiamo trattando questo tema, perché vorrei buttare qui una sfida, visto che abbiamo anche la persona che si occupa a livello nazionale di queste politiche. Una vera sinergia tra noi privati attraverso il Dipartimento con il Ministero dell'Istruzione, affinché all'interno delle scuole noi possiamo erogare queste attività di formazione. E nota bene, sono attività di formazione che noi diamo all'utente privato, che non è soggetto a un controllo da remoto del veicolo, eccetera, eccetera, ma anche al nostro utente sharing. L'utente sharing, per ovvi motivi, ha delle limitazioni nella sua esperienza di guida. Si ricordava prima il limite di velocità, le nostre flotte sono tutte controllate da remoto, però questo deve, secondo me, deve essere lo sforzo pubblico e privato, e cioè quello di far capire ai ragazzi, ed è la seconda cosa che mi è rimasta di Lignano: se la bicicletta tu non la parcheggi davanti al passo carrabile, perché da quando sei ragazzino mamma e papà ti hanno insegnato ad andare in bicicletta e non la lasci davanti al passo carrabile, perché lo fai col monopattino? Cioè, questi sono veicoli che girano nelle nostre strade da 3 anni. Serve ancora tanta sensibilità, serve formare i ragazzi, serve fargli capire che non è un giocattolo, è un mezzo di trasporto, ha un costo operativo, eccetera. Però
è lo step che dobbiamo affrontare tutti quanti insieme. Cioè, se vogliamo risolvere alcune di quelle criticità che, come ogni nuovo veicolo, si introducono nei contesti cittadini, ci deve essere anche un aiuto da parte delle istituzioni sui privati, che sono più che felici di fare questo. Beh, tu hai qua due persone che quantomeno infatti, possono la sfida darti era per loro, ecco. Un'idea di come muoversi volendo su questo settore, che comunque mi sembra importante, ed è ribadire che una squadra vincente è formata dal pubblico e dal privato insieme, no? Questo è l'obiettivo. Matteo, ultimo intervento. Ultimo, ma su un tema che sai benissimo che ho a cuore, anche perché noi siamo una società che proviene dall'MIT di Boston. Mi tocca lavorare col 60% dei colleghi che sono ingegneri e che sono focalizzati sulla sicurezza. Quindi, lato mio che faccio più relazioni istituzionali, abbiamo cercato di declinare anche il concetto di sicurezza in varie attività di cui poi vi parlo in un minuto, ma vorrei partire dai primi tre punti, dalle tre critiche, diciamo, mainstream che vengono fatte sulla sicurezza ai nostri mezzi. Il primo me l'hanno un po' anticipato i colleghi: non esiste una regolamentazione. Falso. La regolamentazione c'è una legge, e soprattutto si parla sempre di regolamentazione dei monopattini, ma mai ad esempio delle biciclette. E questo è un grande tema, perché in realtà normativamente sono equiparate, quindi considerate che al 90% le disposizioni normative che si applicano per i monopattini sono le stesse delle biciclette. Eppure delle biciclette non si parla mai. E questo perché negli anni abbiamo sviluppato una cultura della bicicletta. È consolidato all'interno. Consolidato il mezzo sostenibile per eccellenza, per cui, diciamo, non è nelle prime pagine dei giornali come siamo noi dei monopattini. Quindi va costruita anche questa percezione. Il secondo punto è: vanno troppo veloci. Su questo io mi diverto tantissimo, perché dati dell'ufficio mobilità del Comune di Roma, ti faccio a te, Marco, la domanda: qual è la media velocità di un'auto a Roma? È stato detto che il monopattino viene depotenziato a 20 km/h, quindi noi massimo, tenendo premuto l'acceleratore, andiamo a 20 km/h. La media di un'auto a Roma. Se vai su Corso Francia, 120. Però parliamo di media in tutta la città. Sto scherzando. La media è di 13 km/h. Per cui sì, forse andiamo troppo veloce, ma rispetto a una media che è nel traffico bloccata. Quindi certe volte basta solamente cambiare la prospettiva. 20 km ci sembra tanto, perché magari è un mezzo che non ci dà un senso di stabilità, a parte che non è vero, perché tutti i nostri nuovi mezzi sono mezzi non giocattolo, non il monopattino che regaliamo al bambino, sono veri e propri mezzi di trasporto che pesano 27 kg, che hanno caratteristiche tecniche, funzionali e tecnologiche addirittura superiore ad alcuni ultimi modelli delle auto. E quindi anche questo punto l'abbiamo smarcato. Il terzo, e arrivo alla formazione, è: i ragazzini vanno come pazzi. E qui c'è anche un po' di critica, perché in realtà abbiamo visto episodi, diciamo, molto border. E il tema è che innanzitutto il monopattino elettrico, il nostro, può essere guidato a 18 anni, perché abbiamo tutte le nostre app, diciamo, che chiedono carte di identità e riconoscimenti, però, come diceva Giorgio, può essere utilizzato anche da ragazzi che hanno compiuto 14 anni con il casco, ma può essere utilizzato. E quindi il tema è che ragazzi che si approcciano alla mobilità urbana, a condividere la strada con le auto, non hanno probabilmente, anzi quasi sicuramente, fatto un corso. Perché se non hai iniziato e avviato il corso per il motorino, chiaramente a 14 anni non fai la patente, per cui parliamo di persone che si approcciano alla strada senza conoscere un segnale stradale e null'altro. Per cui il tema c'è, e per questo noi ci siamo focalizzati subito su attività di formazione che facciamo anche a ragazzi di 14 anni, pur se i nostri utenti sono diciottenni, e noi l'abbiamo fatto cercando e ricercando una partnership pubblico-privata anche qui, perché siamo andati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo proposto a loro un progetto di formazione insieme a partner di eccellenza come Polizia di Stato e Legambiente, e quindi siamo andati lo scorso anno a Roma, abbiamo formato oltre 3.000 ragazzi sulle regole che si applicano alla guida dei nostri mezzi, ma non solo, la Polizia molto brava su questo, hanno chiaramente molto più esperienza di noi sulla formazione stradale, fa un lavoro molto importante di collaborazione con noi sulla sensibilizzazione anche alle regole di attenzione, certo, che poi sono veramente quelle che fanno la differenza.
e quindi abbiamo portato avanti questo progetto. È un progetto che non si esaurisce con la sola lezione in classe, ma in realtà creiamo un video contest tra i ragazzi che partecipano e le migliori classi le portiamo a Vallelunga, dove anche tu sei stato nostro ospite, presso i centri di guida sicura dell'ACI, con cui abbiamo avviato un progetto della prima scuola guida in Italia per monopattini elettrici. Quindi è una scuola guida fisica che è a Vallelunga a Roma e a Lainate a Milano, dove chiunque può provare a utilizzare i nostri mezzi. Perché vedi, e chiudo, diciamo, il momento più critico è sempre l'approccio al mezzo. Perché chiaramente non si conosce, non si ha la stabilità, non si conoscono le modalità di frenata, per cui i primi giorni sono sempre molto importanti. E quindi noi consigliamo, raccomandiamo, diminuiamo anche automaticamente la velocità, il massimale è 20 all'ora, ma durante le prime corse tutti noi, penso che posso parlare per il settore, rallentano addirittura la velocità della corsa diciamo nei primi utilizzi, proprio a cercare di abbassare quella percentuale, ecco, di incidentalità che chiaramente c'è. Però devo dire che su questo più il privato che il pubblico ha fatto tanto in questi anni, chiaramente con le risorse che abbiamo, e quindi mi associo, diciamo, alla richiesta di Giorgio di provare a organizzare anche tra di noi qualcosa che possa fare la differenza, perché poi la percezione del nostro servizio è importante per l'utilizzo stesso, ma anche per i cittadini che non utilizzano questo mezzo, ma che molto spesso lo vedono come un mezzo pericoloso. Il referendum di Parigi, ora non voglio aprire un'altra finestra, ma Parigi ha bannato i monopattini elettrici in sharing proprio perché c'era una parte di popolazione che purtroppo era contraria. Beh, io su questo, Matteo, voglio soltanto portarti una piccola testimonianza. Io non sono rientrato in Cartagiovani per una settimana, lo capisci, però io mi ricordo quando ero ragazzo, io il problema non erano i monopattini, erano i motorini, no? Perché a quel tempo c'era questo gap generazionale, no? Nella popolazione. Comunque mi sembra che sia chiaro la serietà, la professionalità, la profondità di queste aziende che stanno proponendo un cambiamento di prospettiva nella maniera di vedersi. Posso aggiungere una cosa? Dimmi, c'è tempo? Prego. Perché sul tema della sicurezza credo sia anche importante parlare del territorio, no? Parliamo di due città in primis, Roma e Milano, due città differenti su cui vediamo proprio dei numeri differenti. Ad esempio su Roma il nostro mezzo principe è il taxi, perché è una città chiaramente per estensione maggiore, con infrastrutture di un certo tipo, mentre invece su Milano, per esempio, il mezzo più utilizzato è il monopattino, effettivamente. E questo quindi ci testimonia come anche il territorio, e quindi poi la collaborazione con i vari comuni, può permettere poi lo sviluppo, perché chiaramente, insomma, non c'è dubbio che 20 km orari sia comunque sia un'ottima andatura, no? Ma dipende anche dall'infrastruttura, quindi dal percorso che si fa. Ecco, su Roma effettivamente può risultare più complicato e più difficile. Parli delle buche per caso? Io non le ho mai viste, onestamente. Bene, grazie. Intanto permettetemi soltanto di aggiungere due cose. La prima è che questi sono i partner di mobilità sostenibile, ma tre non sono riusciti a partecipare, ma li voglio citare lo stesso perché sono Elbitz, Bit Mobility e voi. Quindi ci sono altre tre aziende che non sono riuscite a venire qua a Roma in questa occasione, ma che sono parte del programma. A voi tutti intanto un grazie speciale. Grazie speciale perché la Carta Giovani deve alla partecipazione delle aziende partner il proprio successo. Non è soltanto una questione di offerta, è una questione di comunicazione, di collaborazione, di squadra che si riesce a fare andando nelle direzioni a cui si accennava prima. Quindi un grazie speciale. Così come ho già ringraziato Angelo e Rosaria, auguro a tutti, con 3 minuti e 30 secondi di anticipo rispetto al finale chiuso, una buona giornata. Ok, mi associo ai tuoi ringraziamenti dei partner, e volevo dire che Carta Giovani non è soltanto l'esempio di
una partnership tra pubblico e privato, ma confermare anche la sinergia tra i privati. E le due iniziative, più competenze, più mobilità sostenibile, quelle che seguiranno, nascono dall'idea lungimirante del Dipartimento e del nostro team di Carta Giovani di creare a giugno dell'anno scorso dei tavoli tematici dove, suddivisi naturalmente per tematica, per mobilità sostenibile piuttosto che per viaggi, più competenze, dove abbiamo messo insieme attorno a quei tavoli le varie aziende partner per discutere e per avere delle idee che poi hanno portato a queste iniziative di successo. Che è buona la chiave, perché non siamo noi a gestire, siamo insieme. Bene, grazie mille.